Buongiorno a tutti, seconda giornata del campionato, anzi, secondo giorno del campionato con altre quattro partite. Aspettiamo le ultime due questa sera, che sono Cagliari Spezia e Sampdoria Milan. Domenica che è stata piuttosto agitata per gli arbitri, ci sono stati tanti episodi. Secondo me ha influito molto la presenza del pubblico sulle tante sanzioni disciplinari e anche qualche errore sul quale ci dovremmo soffermare un po' più a lungo. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like, ma non costa nulla per me, è molto importante. Ora, iniziamo subito da lo sgomberare il campo da un concetto che non voglio leggere. Ora, se dobbiamo cominciare alla prima giornata a parlare di fuorigiochi di centimetri che non vanno annullati, gol annullati per fuorigioco di centimetri o gol convalidati per questione di centimetri, finiamola subito qui. Fuorigioco è un concetto che vale da sempre e deve valere anche in commento a questo video. Un fuorigioco di un centimetro è uguale a un fuorigioco di 10 metri. È sempre fuorigioco. Perché non possiamo pensare che ci possa essere una tolleranza, perché la tolleranza di 10 cm, 20 cm, 25 metri sposta solo il problema in avanti. Io di questo argomento non tratterò mai più. E chi dovesse scrivere qualche commento basato proprio su questo concetto non riceverà alcuna risposta. Fuorigioco di un centimetro è uguale a un fuorigioco di 25 metri. Non cambia assolutamente nulla. Il VAR esiste proprio per rilevare questi fuorigioco e soprattutto per rilevare reti che sono state ingiustamente annullate o ingiustamente concesse. Ok? Prima partita, Bologna-Salernitana, arbitrata da Rapuano. La Salernitana rimane in 10 uomini al 34esimo minuto per la doppia ammonizione di Strandberg, che è stato ammonito due volte nel giro di 90 secondi. In questa circostanza, nel secondo episodio, la seconda ammonizione, la sanzione disciplinare è dovuta a un tocco di mano volontario fuori, tocco di mano punibile fuori area su un tiro in porta di Arnautic, proprio perché si tratta di un tiro in porta. Proprio perché si tratta di un tiro in porta, è corretta la sanzione disciplinare del secondo cartellino giallo. Come vedete, ho indicato con la freccia la proposizione del braccio, che è molto larga rispetto al corpo, intercetta col braccio il pallone che stava dirigendosi in porta. Chiaramente non è una chiara occasione da rete, ma un'azione potenzialmente pericolosa perché si trattava di un tiro verso lo specchio della porta, e pertanto cartellino di giallo che è sostanzialmente automatico. Lo vedremo anche per Napoli-Venezia. Secondo episodio, al 48esimo minuto, Trapuano viene richiamato ad un field review per un contatto in aria tra Soriano e Juric. Questa immagine ci chiarisce il motivo per cui Rapuano non ha potuto vedere nulla. Tra l'altro, la posizione era corretta perché si tratta di un calcio d'angolo sul quale questa è la posizione che deve essere mantenuta. Al limite, potrebbe essere consigliabile un leggero spostamento verso il centro nel momento in cui ci si rende conto che il pallone è indirizzato nella zona del primo palo. Niente di grave. In ogni caso, questo episodio sarebbe stato difficilissimo da vedere. Soriano effettivamente allarga molto il braccio destro, lo vedete dall'immagine, anche se non è chiarissima, ma nell'immagine video si vede molto meglio perché tra l'altro il braccio di Soriano è tatuato, lo si vede proprio incrociare sul volto dell'avversario, del giocatore della Salernitana, Djuric. Un field review legittima perché è un episodio che ha completamente perso, un fallo molto evidente da parte di Soriano. Rapuano rientra in campo, ammonisce per Soriano. Tra l'altro la seconda ammonizione, perciò espulso, superiorità numerica annullata e calcio di rigore assegnato giustamente alla Salernitana. Finito Bologna-Salernitana, arriviamo alle partite più complesse della giornata. Iniziamo da Napoli-Venezia. Al 20esimo minuto c'è una protesta del Napoli per un contatto in area tra Caldara e Osimhen. Come vedete, la posizione di Aureliano è piuttosto buona e decide di lasciar correre. Il contatto c'è. Il contatto c'è, che è un Osimhen che anticipa Caldara e Caldara che tocca il piede destro. Come mai sapete, non è un mistero che ritenga questi contatti molto, molto superficiali.
sui quali non mi piace vedere calci rigore. Sembra che questa sia la tendenza anche degli arbitri della CAN quest'anno, proprio perché Rocchi probabilmente, anzi, posso dire per certo, ha insistito molto sul concetto di rigore che deve essere assegnato solamente in caso di rigore. Questo sarebbe stato un rigorino per un contatto che sicuramente c'è. Se Aureliano avesse fischiato il calcio di rigore, il VAR non sarebbe intervenuto. Allo stesso modo, il VAR non interviene se il calcio di rigore, come in questo caso, non viene fischiato. Al 23° minuto c'è l'episodio che può cambiare, che avrebbe potuto cambiare la partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla destra rispetto all'attacco del Napoli. C'è un contrasto in area di rigore tra Osimhen e Heijmans. Heijmans in un primo momento cerca di trattiene, anzi, Osimhen. Se non siamo di fronte alla trattenuta dal calcio di rigore, ovviamente, come ce ne sono tante di queste trattenute, però trattiene leggermente Osimhen. Osimhen ha una reazione decisamente eccessiva, perché si gira verso il giocatore, il pallone, come vedete, si trova da tutt'altra parte e rifila una manata tra collo e volto. Questa è la posizione dell'arbitro che, come vedete, sta guardando proprio in quella direzione, proprio nel momento in cui Osimhen si gira e tira questa manata che non posso definire uno schiaffo, ma è proprio una manata. È una manata tra collo e volto. Giusta la sanzione disciplinare dell'espulsione? Diciamo che è una sanzione molto severa, molto molto severa, però non è sbagliata. Cioè il gesto di Osimhen è decisamente poco furbo, soprattutto perché, anzi non soprattutto, perché è sotto gli occhi dell'arbitro, perché il pallone è molto lontano, perché il gesto è molto plateale. E una situazione di questo genere, Aureliano, che è un arbitro molto severo da questo punto di vista, era difficile che tirasse, che estraesse il cartellino giallo. Sul cartellino rosso il VAR può intervenire? Assolutamente no, perché stiamo parlando di un episodio che è stato valutato nella sua entità da Aureliano, e soprattutto Aureliano al momento del contatto, come abbiamo visto, aveva campo assolutamente libero e soprattutto stava guardando proprio in quella direzione. Che cosa avrei preferito? In questa circostanza io avrei preferito un cartellino giallo e, perdonate il termine, un bel cazziatone a Osimhen. Un cazziatone che avrebbe dovuto significare primo e ultimo bonus esaurito. L'espulsione mi sembra molto molto severa, ma d'altro canto è una valutazione sulla quale non ci troveremo mai d'accordo, perché ci sarà qualcuno più severo che punta sulla espulsione corretta e qualcuno forse un pochino più abituato al campo che potrebbe pensare che questa possa essere una sanzione un pelo eccessiva. Per quanto mi riguarda, per esempio, io credo che una ammonizione con un bel richiamo ufficiale a Osimhen avrebbe avuto una maggiore accoglibilità da parte mia. Ma naturalmente questa è semplicemente un'opinione, e proprio perché si tratta di un'opinione sulla quale ci sono differenze di vedute, il VAR non può intervenire, ovviamente, perché non si tratta di un chiaro evidente errore, ma si tratta semplicemente di una valutazione soggettiva da parte dell'arbitro Aureliano. Al 55° minuto c'è il primo rigore assegnato al Napoli per un fallo di mano da parte di Caldara, un tocco di mano assolutamente punibile, come vediamo, molto bravo in questo caso Aureliano, che ha immediatamente fischiato il calcio di rigore a favore del Napoli, perché il braccio di Caldara, il braccio sinistro, è decisamente molto largo. Un movimento sicuramente non è volontario, ma in ogni caso il movimento è in conferenza con il resto del corpo, il braccio è molto staccato, è molto allargato, e perciò il calcio di rigore è assolutamente legittimo, anche perché tra Mario Rui e Caldara non ci sono pochi centimetri, ci sono almeno un paio di metri. Molto bravo Aureliano a fischiare rigore, giustamente non viene ammonito Caldara perché in questo caso non si tratta di un tiro in porta, ma di un cross al centro. Un cross al centro per definizione non può essere definita un'azione potenzialmente pericolosa perché non c'è il possesso da parte dell'attacco. Quel pallone avrebbe potuto finire ovunque, giusto pertanto non ammonire il giocatore del Venezia. 60° minuto, il secondo calcio di rigore che viene assegnato al Napoli per un fallo di mano di Ceccaroni su
tiro in porta di Di Lorenzo. Molto bravo Aureliano, è anche un bello fortunato a trovare uno spiraglio tra due giocatori per poter vedere il contatto di braccio di Ceccaroni. Tanto è vero che l'arbitro stesso, Aureliano, fischia immediatamente la sanzione, il calcio di rigore. Diverso dall'episodio precedente perché, come vedete, in questo caso era un tiro in porta. Ed essendo un tiro in porta, è un'azione potenzialmente pericolosa. Non si sa dove sarebbe finito il pallone. Possiamo pensare a una chiara occasione da rete? No. La chiara occasione da rete su un tocco di mano si concretizza solamente se il pallone viene toccato con un braccio volontariamente o comunque in posizione, da un braccio in posizione punibile sulla linea di porta o col portiere completamente fuori causa o con altre dinamiche particolari. Non è questo il caso. Il tiro in porta è evidente. Aureliano ha ammonito giustamente il giocatore del Venezia perché, come nel caso di Bologna-Salernitana. Il concetto è lo stesso, anche se la posizione del tiro di Arnautovic a Bologna, di Di Lorenzo a Napoli sono molto diversi. Per quanto riguarda Napoli, abbiamo chiuso, abbiamo finito tutto. Andiamo a Roma. Roma, ho visto in contemporanea sia la partita di Napoli che la partita di Roma. La partita di Roma è stata caratterizzata da un episodio al 16° minuto. Su un lancio in profondità, Abraham si allunga il pallone e poi viene toccato da Zagrowski. Arriviamo subito a questo elemento: viene toccato. Il tocco c'è il piede destro di Zagrowski sul piede destro di Abraham. Qualcuno potrà dire, molti potranno dire probabilmente, il tocco è molto leggero. Sì, ma non conta nulla perché, come vedete, sarà anche leggerissimo il tocco, ma la gamba di Zagrowski è molto alta. E perciò Dragoschi stava cercando probabilmente il pallone, ma in ogni caso si assume la responsabilità e la possibilità che possa colpire anche in maniera leggera, come in questo caso, ma sicuramente in termini di fallosità, un avversario. Quello che mi convince pochissimo è il cartellino rosso. Mi convince pochissimo perché un episodio simile, scusate, l'abbiamo visto non qualche tempo fa, ma l'abbiamo visto ieri, anzi scusate, sabato per chi vede il video. Ed è il contatto tra Belotti e Musso. Come vedete la posizione è più o meno simile, come pure anche la posizione dei difendenti. Non è identica, ma è molto simile. Tra l'altro il pallone toccato da Abraham, come vedete, questo è un momento immediatamente dopo il contatto, il pallone è molto defilato. In circostanze di questo genere, solitamente, anzi sempre solitamente, abbiamo sempre visto, quasi sempre visto, la sanzione disciplinare del cartellino giallo. Lasciate perdere l'Atalanta Real Madrid, che è qualcosa di un pochino differente, molto più borderline, sul quale comunque il VAR non poteva intervenire, perché ci trovavamo vicini all'area di rigore, molto più centrati rispetto a questo. Che cosa dobbiamo tenere presente in queste fattispecie? Il primo punto è la direzione generale dell'azione. La direzione generale dell'azione, esattamente come sabato in Atalanta, in Torino-Atalanta, anche per quanto riguarda Roma-Fiorentina, la direzione generale dell'azione non è verso la porta, ma è verso l'esterno. Il VAR poteva intervenire? Ecco, su questo episodio io sono molto in dubbio, perché a mio parere il VAR aveva ampi margini di intervento, perché la direzione generale del pallone, dell'azione, non era verso la porta. Possiamo pensare che non è un chiaro evidente errore perché forse Abraham, se non fosse stato toccato da Dragoschi, avrebbe avuto la possibilità di calciare direttamente in porta. Può darsi che sia questo il ragionamento che ha fatto Mazzoleni in sala VAR. Credo che fosse Mazzoleni il VAR. Però io sinceramente sono abbastanza in dubbio. A mio parere questa non è mai espulsione, è un calcio e punizione diretta, ci mancherebbe, con cartellino giallo per SPA, proprio perché la direzione generale dell'azione non è verso la porta, ma è verso l'esterno. Questo vi faccio vedere un piccolo particolare che magari è un concetto che dobbiamo sottolineare qualche volta in più perché manca la linea rossa. Ora, questa è la rete del pareggio. No, forse dell'1-0, scusate, non me lo ricordo esattamente. Comunque, questa è la rete di Mkhitaryan. Come vedete, anzi, non come vedete, questo lo dico io. L'assistente in un primo momento aveva annullato la rete per fuorigioco, posizione di una difficoltà enorme.
In questi casi, l'ho sempre detto, ci vuole anche un po' di fortuna da parte dell'assistente per prendere la posizione regolare o irregolare. Qua è quasi un rilancio della monetina. In presa diretta, vi dico la verità, ero convinto che fosse un fuorigioco chilometrico, non chilometrico, ma magari di un mezzo metro abbondante. Rivisto, il fuorigioco non c'è. Perché manca la linea rossa? Perché, già, come ho già spiegato lo scorso anno, nel caso in cui la linea rossa e la linea blu siano perfettamente sovrapposte, si vede solo la linea blu. C'è un altro particolare, un altro caso nel quale vediamo se si vede soltanto la linea blu, ma ci arriveremo dopo. Perché, grazie al cielo, tutto sommato didatticamente interessante che sia capitato proprio in questa giornata, e in Udinese Juventus ci arriveremo. Il motivo per cui manca la linea rossa è questa, perché le due linee sono esattamente sovrapposte, vuol dire che due giocatori sono perfettamente in linea, e come sapete, due giocatori, giocatore perfettamente in linea, l'attaccante in perfettamente in linea col penultimo difendente è in posizione regolare. Zaniolo viene espulso al 51esimo minuto per doppia ammonizione. Su questo episodio c'è poco da dire. Il fallo di Zaniolo è netto, l'arbitro è in perfetta posizione, è giocatore lanciato contro la difesa non schierata perfettamente, che come vedete ci sono giocatori un po' sparsi per il campo, non c'è una linea. Il fallo è netto, Zaniolo non dice una parola, si avvia verso gli spogliatoi semplicemente perché lo sapeva, era già stato ammonito. Questa è la classica azione potenzialmente pericolosa che viene interrotta con un fallo a campo più o meno aperto, con la difesa mal piazzata ed in velocità. E perciò il cartellino giallo non è una ipotesi, ma è una conseguenza automatica. Nulla da dire neanche su questa espulsione. Ma arriviamo all'ultima partita della giornata, che in realtà si è giocata nel pomeriggio, che ho lasciato in fondo perché è la più interessante da tanti punti di vista. Primo tempo è successo abbastanza poco, oggettivamente, cioè sembrava una partita indirizzata abbastanza facilmente da una parte. Nel secondo tempo è successo un po' di tutto. È successo un po' di tutto a partire dal 48esimo, partita che viene riaperta da un errore oggettivamente molto evidente di Szczęsny, che non trattiene un tiro in porta non certo irresistibile. Il pallone viene recuperato da Arslan e Szczęsny in ritardo a terra il giocatore dell'Udinese. Il fallo è molto netto, lasciate perdere il fatto che Aslan abbia molto accentuato la caduta. Come sapete, come se siete persone che guardano tante partite, che hanno un occhio obiettivo, sapete che in area di rigore tutti i giocatori esasperano i contatti. Questo episodio, piuttosto chiaro, va chiarito solamente un particolare. Szczęsny viene ammonito. E il motivo per cui viene ammonita è ammonito perché l'arbitro Pezzuto ha letto in questa situazione una chiara occasione da rete. E in questo caso io sono d'accordo, perché se non ci fosse stato l'intervento di Szczęsny, il pallone, Aslan avrebbe avuto il pallone all'interno dell'area di porta, cioè nei 5,50 m, con due giocatori, è vero, sulla linea di porta, ma che non avrebbero potuto intervenire se non con il corpo, con le braccia non avrebbero potuto intervenire. È una lettura forse un po' forzata? Può darsi, perché due giocatori comunque sono sulla linea di porta o quasi, ma è una lettura che ha una logica e che si può tranquillamente avallare. Al 58esimo minuto c'è un altro contatto da rigore, Pezzuto è molto ben piazzato, forse leggermente coperto da un giocatore della Juventus che non riesco a riconoscere. C'è un contatto in area di rigore tra Danilo e De Lofeu. Il contatto è tutto qui. Ecco, questa invece, parlavamo di accentuazione, qua si tratta di un'accentuazione molto evidente e forse anche eccessiva, perché De Lofeu viene toccato nella zona della caviglia destra, poi si rotola a terra tenendosi il ginocchio destro. Il fallo c'è, il contatto c'è. Io questi rigori come quello di Osimhen a Napoli non li assegnerei mai, perché è veramente tutto qui il contatto. Tra l'altro è un contatto molto molto leggero. A togliere dall'impaccio, diciamo così, sia il VAR che l'arbitro, e soprattutto a annullare qualsiasi tipo di polemica, soccorre, possiamo dire, un fuorigioco in partenza di De Lofeu. E questo, dobbiamo considerare che questo fuorigioco in partenza è di pochi centimetri. Ma non ci deve interessare, perché che sia un fuorigioco di 10 centimetri o un fuorigioco di 10 metri,
sempre fuori gioco è. Perciò in questa circostanza probabilmente la Juventus è stata salvata da un possibile rigore, perché il fatto che si sia andati così lunghi nel controllo VAR significa che stavano controllando il contatto e prima di controllare, perché se non avessero dovuto controllare il contatto anche il fuorigioco precedente, l'avrebbero semplicemente lasciato andare come un errore di gioco, che può capitare e che tra l'altro è giustificabilissimo perché è veramente molto complicato era molto complicato da individuare per l'assistente, l'assistente a cui non faccio alcuna colpa, a differenza di quello che accade dopo. Perciò è evidente che il VAR aveva tutta l'intenzione di richiamare Pezzuto a un field review nel caso in cui si fosse accertato della posizione regolare di De Lofeu. Arriviamo all'82esimo minuto, il pareggio dell'Udinese, pareggio che è stato in un primo momento annullato dalla seconda assistente di Pezzuto, che come vedete è in una posizione completamente sbagliata. Al di là che della posizione che rispetto a Okaka si trova a metà strada tra il penultimo difendente della Juventus e Okaka, che si trova 3-4 metri avanti rispetto a lui, ma soprattutto in posizione statica, ciò vuol dire che non si stava proprio muovendo, non è che si è trovato lì per una dinamica particolare, era proprio fuori posizione. Da quella posizione chiaramente ha dovuto tirare a indovinare, a tirare a indovinare perché non aveva la prospettiva giusta per poter giudicare se De Lofeu fosse dietro alla linea del pallone. Ecco, come vedete anche in questo caso c'è soltanto la linea blu. Perché? Ovviamente perché non c'è un difensore. Quello che bisogna valutare in questo episodio, in questa circostanza, è se il giocatore che riceve il pallone si trova sì o no oltre la linea del pallone. De Lofeo si trovava al di qua della linea del pallone, perciò la rete è stata giustamente convalidata. Ultimo episodio, 94esimo, la rete annullata alla Juventus a Ronaldo, in particolare per un fuorigioco millimetrico. Non ho trovato l'immagine delle linee, però già da questo si capisce il motivo per cui è stata annullata. Con la spalla sinistra Ronaldo era oltre il penultimo difendente, in particolare oltre la piede sinistro del giocatore dell'Udinese che vediamo in primo piano e oltre la spalla del giocatore dell'Udinese che è davanti a Ronaldo stesso. Fuorigioco millimetrico, fuorigioco di pochi centimetri? Assolutamente sì, ma fuorigioco. Queste sono le regole. E fortunatamente esistono delle regole rigide, perché mettere un'asticella su un punto o su un altro non cambia assolutamente nulla, cambia semplicemente il problema. Il problema viene spostato leggermente più avanti e non si risolve niente. Semplicemente sono polemiche sterili. Questa rete, fuorigioco di pochi centimetri, era una rete che doveva essere annullata. E pensate a quanto è importante il VAR. Senza VAR oggi sarebbe stata annullata una rete regolare all'Udinese e sarebbe stata assegnata una rete irregolare alla Juventus. E questo ci dà l'idea di quanto sia importante la tecnologia. Perché oggi capita a me, domani capita a loro, domani capita agli altri. È lo sport. Ed è inutile andare a cercare polemiche inutili che, vi ripeto, non voglio più ascoltare su questo canale. Ormai abbiamo delle regole, ci sono delle regole, vedo che i commenti sono tutti in linea sulla discussione e non sul frame gratuito che non serve assolutamente a nulla. Ecco, evitiamo di discutere su qualcosa di oggettivo, di geografico e che è incontestabile. E lasciamo perdere la ricerca del frame. Perché se proprio vogliamo parlare di ricerca del frame in questo caso, il VAR avrebbe cercato un frame, avrebbe cercato un frame, se avesse, cioè, avesse voluto cercare un frame, avrebbe cercato un frame che desse ragione all'assistente. Non certo, perché un arbitro non è mai contento di contraddire la decisione di un collega. È molto semplice da capire, a meno che non si abbia la testa predisposta alla polemica sterile. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like non costa nulla per me, è molto importante. Ci vediamo presto, non so quando, magari domani, vediamo che cosa succede nelle ultime due partite della prima giornata. Ciao a tutti e buona giornata!